Sono Federica Zambelli dell'associazione Città Migrante di Reggio Emilia. Siamo un'associazione che ci occupiamo di tutela e diritti dei cittadini di origine straniera. In particolare abbiamo un progetto di sportello informativo rivolto a tutti i cittadini di origine straniera e una scuola di italiano. Oggi qui a Reggio Emilia abbiamo fatto un'assemblea, un incontro per parlare dell'arrivo della nuova sanatoria. L'abbiamo fatto perché quando appunto abbiamo saputo ed è stato annunciato che a settembre ci sarà questa sanatoria, ci siamo per così dire subito allarmati, perché sappiamo che certo è un'opportunità per le persone appunto che non hanno i documenti di potersi regolarizzare, ma nello stesso tempo sappiamo che le sanatorie producono per così dire degli effetti collaterali, fra virgolette, naturalmente molto negativi appunto per le persone che non hanno i documenti. Per questo abbiamo pensato di fare un incontro e di chiamare appunto le persone per iniziare a parlarne nonostante il decreto ufficiale non sia ancora uscito. Quindi quello che abbiamo detto oggi sono le prime indiscrezioni che abbiamo sentito, abbiamo letto, abbiamo studiato, ma non sono ancora appunto le informazioni ufficiali perché siamo in attesa dell'uscita di questo decreto. Quindi ci siamo incontrati qua oggi al Centro Sociale Acussensi di Reggio Emilia e la sanatoria riguarderà appunto tutto il paese in Italia e la sanatoria sarà una appunto chiamata sanatoria per sanare una situazione di lavoro nero, cioè una persona, un datore di lavoro che ha alle sue dipendenze, sempre fra virgolette perché si tratta di lavoro nero, una persona senza i documenti, quindi il datore di lavoro dichiarerà di avere questa situazione, sanerà la sua posizione e nello stesso tempo la persona irregolare appunto avrà i documenti per lavoro. E al momento quello che sappiamo sulle indiscrezioni che sono uscite sulla sanatoria che si dice è che la sanatoria si potrà compilare la domanda dal 15 settembre al 15 ottobre, che i datori di lavoro che potranno fare appunto, che potranno usufruire della sanatoria saranno datori di lavoro o con cittadinanza italiana o appartenenti appunto alla comunità europea oppure datori di lavoro di origine straniera con permesso di soggiorno di lungo periodo, cioè l'ex carta di soggiorno. Inoltre, non dovranno aver avuto delle condanne o anche appunto condanne non definitive per alcuni reati specifici, per cui favoreggiamento all'immigrazione clandestina, reati che riguardano la questione della prostituzione, e in questo caso appunto non potranno fare la domanda. Il lavoratore dovrà dimostrare di essere qua in Italia da almeno dicembre 2011 e di avere un rapporto di lavoro da appunto almeno 3 mesi dall'uscita del decreto. Queste sono più o meno le indiscrezioni che sono uscite. E al momento, tra l'altro, qua a Reggio Emilia stiamo cercando appunto di formare un'equipe di legali che lavorerà nello specifico sulla questione della sanatoria, quindi appunto potrà valutare caso per caso, una volta anche uscito il decreto, e iniziare a dare insomma, delle prime risposte, perché sappiamo che le casistiche saranno appunto di diverso tipo come, insomma, che ci troveremo ad affrontare, ad avere davanti. Allora, importante anche il messaggio che abbiamo voluto dare oggi è quello sì, iniziare ad accogliere i primi casi. Abbiamo già invitato le persone al nostro sportello che c'è il mercoledì dalle 5 alle 7 questo mercoledì a iniziare appunto a raccontarci le loro specificità e che poi appunto sottoporremo anche i legali e importante quello che stiamo dicendo anche oggi è di non pagare appunto personaggi, insomma, o persone per poter fare questa sanatoria, come è avvenuto appunto nel 2009, sappiamo appunto i danni che ha prodotto la sanatoria del 2009. E nelle indiscrezioni appunto c'è anche che ci saranno questi 1.000 euro da pagare da parte, e lo ripetiamo,
cambio, ribadiamo, da parte del datore di lavoro, e oltre insomma una somma di contributi che non è stata ancora specificata, che in realtà appunto sarebbe il datore di lavoro a dover pagare questa somma. Inoltre appunto con i legali ci siamo già posti questa domanda molto importante, che è quella quando i datori di lavoro non vogliono appunto sanare la situazione, nel senso che la sanatoria è in mano, per così dire, ai datori di lavoro. Quindi stiamo studiando anche quando e che cosa può fare un lavoratore in nero di fronte a questo tipo di situazione, che sappiamo che spesso è molto frequente. Quindi insomma è una domanda a cui vogliamo dare una risposta, e anche in senso positivo appunto con i legali. Semmai lascio appunto la parola all'avvocato Weiner Burani, che è uno dei legali di oltre a essere un legale per la nostra associazione, insomma, diciamo così, si apposa molto spesso, essere uno di questi insomma legali che fa parte di questa nuova equipe che si sta formando. Allora, in breve ci sono alcuni concetti da sintetizzare per tutti. Allora, sanatoria cosa vuol dire? Si sana una situazione esistente ma non in regola con la legge. Nel caso specifico si sana una situazione di lavoro irregolare. Perché questa sanatoria? Questa sanatoria è la conseguenza inevitabile del recepimento della normativa europea in tema di diritti dei lavoratori, in particolare dei migranti, che impone all'Italia di creare situazioni appunto conformi a quello che è quella degli altri, anche gli altri paesi. Quindi non è una cosa che nasce così, nasce perché c'è un adeguamento necessario alla normativa europea. E in questo senso sanatoria in normativa europea, l'obiettivo che si tende a sanare e a colpire se non sana è quella del datore di lavoro. È importantissimo, come tutte le sanatorie in questo senso, sono dichiarazioni di emersione, quelle fatte, forse si potrebbe pensare anche di diverse, ma quelle fatte sono dichiarazioni di emersione che il datore di lavoro fa di lavoratori che ha in nero le sue dipendenze. Ovviamente questo comporterà dei costi per il datore di lavoro, che a oggi si prevede, appunto, come si è detto, si parla di 1000 euro con una sorta di tantum, più una regolarizzazione di almeno 6 mesi di contribuzioni. Potrebbero essere anche di più se uno ha lavorato per più tempo. Il datore di lavoro però ha dei vantaggi, non è che queste cose le fa perché è buono, le fa uno perché deve farle, due perché se non lo fa, da una parte, se viene scoperto, rischia di pagarne anche molto di più in termini di sanzioni oltre che di contribuzione base. E in più c'è anche un aspetto penale di notevole rilievo, che è il testo unico che sanziona con pene che vanno dai 4 anni in su chi fa lavorare le sue dipendenze e quindi sfrutta il lavoro di persone irregolari. In questo caso ovviamente l'autodenuncia in sede di emersione diventa un esimente in sede penale, che altrimenti sarebbe un controsenso. Questo è quello che riguarda la definizione della sanatoria per come si presenta. L'agente Federico, lo puntualizziamo, è necessario, quello che ha detto, non affidarsi a così alla spontaneità, alle offerte, alle richieste, alle proposte che saranno, come già successo in passato, numerosissime, perché prima di tutto non tutti i datori di lavoro, qualora fossero effettivamente datori di lavoro in quel momento, potrebbero regolarizzare, perché un effettivo datore di lavoro che avesse avuto condanne anche non definitive per queste situazioni che ho detto di prima, cioè sfruttamento e prostituzione, riduzione in schiavitù, favoreggiamento di immigrazione clandestina, eccetera, questi sono i dati principali, non potrebbe comunque regolarizzare nessuno. Ho dimenticato una cosa importante: il lavoratore, oltre a essere lavoratore in quel momento e da almeno 3 mesi prima dell'entrata in vigore del decreto, deve essere soggiornante sul territorio nazionale dal fine del 2011, cioè dal 31 dicembre, anche il 31 dicembre. Norma discutibile, perché a questo punto mi chiedo che senso abbia accertare che uno è stato più mesi qua irregolare, insomma, quindi, però insomma, questo fare che dirà la norma definitiva, quello di cui si parla oggi. Quindi i datori di lavoro hanno questo obbligo, e
quindi c'è un problema: se un lavoratore si trova alle dipendenze di un lavoratore, di un datore di lavoro che non vuole regolarizzare, ha un'unica strada che è quella di far emergere lui questa situazione, non con la regolarizzazione che non può fare, quanto con un accertamento della sua situazione di lavoratore alle dipendenze di queste. Quindi questo aprirà la strada di cause di lavoro, eccetera. Quindi il datore di lavoro che fa il suo dovere, cioè che regolarizza le situazioni, è un conto; quello che non lo fa, ci sono strumenti per metterlo in condizione di essere obbligato, grazie, per far riconoscere dall'autorità che il rapporto di lavoro c'è. I datori di lavoro che si comporteranno correttamente, ovviamente faranno quello che è previsto. C'è un problema sicuramente di non poco conto, che a volte stabilire un periodo, come viene fatto, di 3 mesi prima dell'entrata in vigore, pone dei paletti strani, perché un rapporto di lavoro in nero tante volte non è continuativo, no? È cominciato, una persona stamattina mi diceva: mia figlia ha lavorato per 6 mesi, anzi da un anno ha lavorato in nero, ahimè, presso non mi ricordo quale impresa, poi è andata a casa a farsi un mese perché è disoccupata, poi è tornata, ha lavorato ancora un po' di tempo, poi è stata a casa, adesso ha ripreso. Cioè, se lei per sua sfortuna nel periodo ha lavorato fino a fine di aprile e ha ripreso il 1° di giugno, rischierebbe di non poter fare la domanda. Quindi anche questo è un accertamento che andrebbe fatto fare all'autorità eventualmente, perché un rapporto di lavoro è tale anche quando si interrompe, perché è notorio che per esempio il lavoro interinale va a periodi a volte anche settimanali, quindi questo è un problema che si porrà ulteriore. Per il lavoratore quindi si tratta di far valere i suoi diritti quando non vengono riconosciuti automaticamente, con tutte le strade necessarie che appunto la legge gli mette a disposizione. Concludo dicendo: è una opportunità per i lavoratori che devono sfruttare, sia quando hanno datori di lavoro onesti, fanno quello che devono fare e li mettono in regola, perché tra i datori di lavoro ci sono quelli onesti che li avrebbero anche già messi in regola se avessero potuto, cioè sono tanti; ci sono quelli meno onesti che non li metterebbero a disposizione in regola, ma lo faranno perché costretti, ma ci saranno anche quelli che non li vorranno comunque mettere in regola e per i quali occorrerà percorrere strade differenti, che sono quelle di adire all'autorità giudiziaria in materia di giudice del lavoro. Questa è la situazione. E concludo dicendo che appunto questo è stato un primo incontro per iniziare a parlare della sanatoria, anche per dare una prima informazione alle persone, che andremo avanti sia con il lavoro di sportello, sia con il lavoro appunto con legali, ma anche con appunto cercando di coinvolgere persone anche attraverso delle assemblee, perché sappiamo che appunto poi le sanatorie producono sempre anche delle conseguenze negative, e anche una modalità di affrontare il singolo caso, ma appunto di poter affrontare insieme, può essere anche, insomma, una strada percorribile. Tra l'altro, in questo percorso stiamo cercando di coinvolgere anche altre associazioni con cui appunto già collaboriamo a Reggio Emilia, e che insomma insieme potremmo anche affrontare questa nuova sanatoria, perché ha anche tante sfaccettature politiche, non solo tecniche e legali. Aggiungo una cosa breve e importante: il gruppo di lavoro di avvocati che stiamo cercando di costituire ha due funzioni sostanzialmente. La prima è quella di affrontare insieme e approfondire al meglio, nel pur breve tempo che abbiamo davanti, una problematica assolutamente variegata ed eterogenea, come quella che sarà già il testo del decreto, sarà oggetto di studi e di necessari anche probabilmente approfondimenti per salvare le cose da chiarire, ma ci saranno poi ulteriormente decine di casistiche che possono essere riportate, che andranno, quindi necessità di approfondire e di dare ai lavoratori che ne vogliono, migranti che ne vogliono usufruire, il miglior servizio possibile. L'altra cosa che ci fa una cosa di grande importanza anche questa è dare un servizio in termini di, voglio dire, non da professionisti che, virgolette, approfittano di una situazione di emergenza, ma di professionisti che, pur facendo il loro lavoro come professionisti, vogliono dare anche un contributo in termini di solidarietà sociale a persone che sono in particolare difficoltà, sono messe in particolare difficoltà da una normativa come quella sull'immigrazione, che sicuramente tra le peggiori
che ci sia nel mondo la nostra, perlomeno, e quindi dare anche a questi, quindi avremo anche, uno dei nostri obiettivi sarà quello di dire che per i lavoratori ci sarà la possibilità di rivolgersi a questo, a ciascuno di questi, degli avvocati di questo gruppo, trovando in essi una, un trattamento uguale, sostanzialmente oltre che equo, anche uguale e omogeneo. Cercheremo di parlare con gli altri nostri colleghi, di allargare il più possibile quest'area di avvocati e anche questa sensibilità. Stiamo parlando, mi viene voglia di dirlo, di una emergenza, perché c'è la gente che verrà messa a reggio, si parla di sicuramente centinaia, forse migliaia di persone passate, e quindi stavolta sarà la stessa cosa, che saranno lì di corsa a fare queste proposte, che, queste richieste, e che se non vengono adeguatamente tutelate rischiano di cadere loro malgrado in balia di personaggi che li coinvolgono in veri e propri reati, come quelli che appunto vendono o intendono vendere richieste di dichiarazioni di emersione. Quindi noi, anche per evitare che questo succeda, come giuristi abbiamo fatto questa scelta. Grazie mille.